Bene, direi che è ora di cominciare. Buonasera e benvenuti a tutti al quinto appuntamento del ciclo I capolavori raccontati, storie, segreti e avventure delle più celebri opere d'arte. Il ciclo organizzato da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, curato da Marco Carminati, è giunto quest'anno alla quarta edizione, prevede una serie di 8 incontri che ci porta, come potete vedere qui alle mie spalle, che ci porteranno alla riscoperta o scoperta dei più grandi capolavori d'arte internazionale. Questa sera abbiamo piacere di avere con noi Stefano Zuffi, storico dell'arte, scrittore, curatore di mostre, tra cui anche la mostra dagli impressionisti a Picasso che sta riscuotendo. Tutti l'hanno vista? Tutti l'hanno vista, direi. E per chi non l'avesse vista, ricordo che hanno tempo fino al 10 aprile per visitarla. Quindi ci fa un grande piacere, Stefano, averti tra di noi. Protagonista di questa serata è il dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, un vero e proprio capolavoro dell'arte, direi, del Novecento. Abbiamo fatto un balzo, sì, veramente siamo alle porte del XX secolo, quindi fine dell'Ottocento. È insomma un vero e proprio capolavoro conservato al Museo del Novecento di Milano, frutto di un iter progettuale molto, molto lungo. Quindi lascio la parola a Stefano che ci illustrerà la storia di questo capolavoro dell'arte moderna. Ci proviamo. Buona serata. Grazie, grazie di cuore a Claudia Bovis e all'ospitalità di questo meraviglioso palazzo davvero invidiabile e stupefacente. Un'ora e mezza fa io ero seduto nell'ultima fila di questa stessa sala ed ero nell'ultima fila perché non c'era altro posto più avanti, cioè era altrettanto piena quanto adesso, quindi è davvero un'istituzione culturale, una macchina di incontri e di intelligenza che credo oggi non abbia uguale in Italia, quindi davvero merita un riconoscimento molto alto e molto affettuoso. Poi per me particolarmente lo è, visto che per tutta una serie di ragioni in diversi spazi di questo stesso palazzo io sono periodicamente ospite, per cui è un'occasione di ritorno non rara e sempre gradita. Particolarmente gradito e impegnativo è il mio compito questa sera, perché in prima fila fra di noi c'è un discendente dell'artista di Pellizza da Volpedo, quindi è anche una presenza particolare, insolita, e che aumenta ulteriormente il mio piacere e in parte anche la mia emozione. Ora, il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo è un dipinto che all'interno di questa lista, di questa sequenza che voi conoscete e che state seguendo, insomma, forse avrebbe potuto apparire quasi un intruso. Ma più passa il tempo e più ci rendiamo conto della nobiltà, dell'importanza, della densità di questa opera, che è davvero l'opera di una vita. Io mi sono dedicato abbastanza recentemente a questo dipinto per delle circostanze un po' particolari, perché nell'ultimo anno, io vengo da Milano e nell'ultimo anno a Milano c'è stata questa manifestazione così importante che è stata l'Expo, e il Comune di Milano ha pensato per ciascuno dei 6 mesi dell'Expo di individuare un'opera d'arte presente a Milano come l'opera chiamata iconica, cioè l'icona della città per quella occasione. E la prima delle 6 opere scelte per i 6 mesi, guardate che le altre erano l'ultima cena di
di Leonardo, la Pietà Rondanini di Michelangelo, lo sposalizio della Vergine di Raffaello, cioè opere straordinariamente insigni e importanti, la prima scelta è stata il quarto stato di Pellizza a Volpedo. Quindi evidentemente questo dipinto, che ha tanto coinvolto il suo artista, il suo creatore, che ha costituito per più di 10 anni il rovello, il pensiero, la ricerca di un grande artista, e il cui insuccesso ha precipitato Pellizza da Volpedo in uno stato d'animo così amaro da portarlo al suicidio, oggi, 100 anni dopo, più di 100 anni dopo, è considerata la prima e fondamentale tra le icone dell'arte di Milano. Beh, è straordinario, cioè è successo qualcosa di effettivamente speciale. E allora vale la pena di raccontare questa storia sotto tanti punti di vista, e devo dire subito una cosa, la dico subito perché sennò sono sicuro che me ne dimentico, perché preso dal racconto, dalla narrazione, finirei per dimenticarmene, e quindi lo dico subito così: che cosa vuol dire quarto stato? Perché giustamente merita una piccola ma importante considerazione sul titolo. Il quarto stato è un titolo scelto dal pittore, scelto da Pellizza da Volpedo, ed è l'ultimo titolo, l'ultima indicazione che Pellizza da Volpedo dà a questo dipinto dopo più di 10 anni di lavoro. Passa attraverso tutta una serie di altre denominazioni. La prima versione si chiamava Ambasciatori della fame, una versione seconda si chiamava Marcia dei lavoratori, una terza si chiamava Fiumana, si chiama Fiumana, esiste. Ma alla fine di questo iter, Pellizza da Volpedo decide di chiamare questo quadro il quarto stato. È una scelta colta, è una scelta raffinata, perché Pellizza da Volpedo voleva dire: nel 1789 c'è stata la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese ha portato alla conquista del potere quello che veniva chiamato il terzo stato, cioè non più l'aristocrazia, non più il clero, rispettivamente primo e secondo stato, ma un terzo stato, una terza classe sociale, che era quella della borghesia. La Rivoluzione francese aveva portato la borghesia al potere. Alla fine, 100 anni dopo, più di 100 anni dopo la Rivoluzione francese, una nuova ma pacifica rivoluzione europea avrebbe, nell'idea di Pellizza da Volpedo, portato una nuova classe sociale al potere, la classe dei lavoratori, degli operai, di coloro che partecipano in modo diretto alla rivoluzione industriale che tardivamente però era arrivata anche in Italia. Quindi il quarto stato è un omaggio a questi operai, a questi lavoratori, ritenendoli degni di figurare sul palcoscenico della storia, così come il terzo stato, quello diciamo dei borghesi e degli imprenditori, 100 anni prima di questo dipinto, era stata protagonista della Rivoluzione francese. Questo per spiegare il titolo. Spero che lo vediate abbastanza bene. Io sono abbagliato da dei fari che mi sparano qui addosso, ma spero che abbaglino solamente me e non lo schermo alle mie spalle. Il quarto stato, per cominciare, è un'opera monumentale, grandiosa. È un dipinto largo circa 5 metri e mezzo e alto circa 3. Quindi è un dipinto di più di 15 metri quadrati di dimensione, un'opera colossale, e in effetti questa opera crea sempre delle difficoltà di allestimento, perché oggi si trova non esattamente nel
Museo del Novecento a Milano, ma prima dell'ingresso al Museo del Novecento. Il Museo del Novecento è un museo che è stato creato nell'anno 2000 negli spazi dell'Arengario, cioè di questo palazzo degli anni 30 che si affaccia su Piazza del Duomo a Milano. È un museo che evidentemente è stato realizzato con molta, come dire, desiderio, ma forse in un modo un po' frettoloso. Francamente non è un museo che io ami particolarmente. Il quarto stato, che è stato terminato nell'anno 1901, quindi esattamente sulla soglia del XX secolo, del Novecento, si trova in una specie di sala apposita, piuttosto stretta, quasi una specie di nicchione, prima dell'ingresso del museo. Cioè, prima di entrare nel museo si vede il quarto stato, come se fosse un anello di congiunzione, e aveva proprio ragione Claudia Bovis a non saper definire con precisione se questa sia un'opera della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Si colloca esattamente sulla soglia del XX secolo. È un dipinto notissimo, molto riconoscibile. La sagoma di questi tre personaggi che avanzano verso di noi, seguiti da una folla di altre persone che palesemente, evidentemente partecipano alla stessa compagine sociale, è diventata assai riconoscibile. E vi racconto un piccolissimo aneddoto. Pochi mesi fa io sono stato coinvolto in una mostra che è attualmente in corso a Verona e che è una mostra, diciamo, paragonabile per epoca e per opere a quella che è qui di fronte a noi, proveniente da Detroit. Addirittura il manifesto di questa mostra di Verona è un autoritratto di Van Gogh, quindi piuttosto simile a quello che c'è. La prestatrice di queste opere, che sono a Verona, è una direttrice di un museo olandese. E a un certo punto, proprio mentre chiacchieravamo, io le dicevo ma che insomma il divisionismo italiano è importante. E le ho fatto vedere, prendendolo nel bookshop, da un libro, una riproduzione di questo quadro, del quarto stato di Volpedo, di Pellizza a Volpedo, dicendo questo è il grande capolavoro del divisionismo italiano. Lei l'ha guardata e dice, ah wow, Bertolucci, Novecento. Dico no, cioè allora, cerchiamo di... In effetti questo mi ha fatto anche molto pensare, cioè questo dipinto che per noi italiani è così forte, tanto che molti partiti politici lo scelgono nella sagoma, nella silhouette, come proprio simbolo, all'estero non è ancora abbastanza conosciuto, tanto che si ribaltano i rapporti. È come se Pellizza da Volpedo avesse imitato Bertolucci e non viceversa. In realtà a Milano, adesso avete visto in rapida successione, state vedendo rapidamente delle pubblicità che sono state fatte 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa quasi, quando nel Museo del Novecento è stata organizzata una mostra, diciamo, del cantiere mentale di Pellizza da Volpedo e della produzione di quest'opera. Ritagliando quasi le sagome dei personaggi principali e collocandole nella contemporaneità, perché in effetti questo è un dipinto che è stato, lo ripeto, terminato nell'anno 1901, eppure è un'opera che viene percepita come ancora molto viva, come ancora molto presente, come se illustrasse e richiamasse la nostra contemporaneità. Questo è una poster che è stato fatto l'anno scorso, nel 2015, per dire che mentre nel quadro di Pellizza da Volpedo tutti i lavoratori vengono in avanti, adesso che invece in Italia il lavoro
è scarso, anzi c'è molta disoccupazione, come se tornassero tutti indietro. Questo, lo ripeto, è una elaborazione grafica, un quadro dell'anno scorso, del 2015, ed è ovviamente basato su un'attualizzazione del quarto stato di Pellizza da Volpedo. Allora vuol dire che questo dipinto ha dentro di sé qualche cosa di veramente speciale, cioè se continua a funzionare, anzi ad essere continuamente rielaborato, rilanciato, riproposto come immagine forte del mondo del lavoro, della nostra vita, di personaggi che ci appartengono, vuol dire che qualche cosa è successo. Allora io comincerei citandovi, leggendovi le frasi del pittore, che dice: quarto stato che fu nella mia mente fiumana prima, quindi il cammino dei lavoratori, fu una delle mie primissime concezioni, fu il pensiero continuato di un decennio e non riuscii a concretarlo che dopo aver evoluto la mia arte con molto, moltissimo lavoro e con altrettanto pensiero. Ma quando pensiero e forma si fusero nella mia convinzione, nulla mi trattenne, non le rampogne della famiglia, non i consigli degli amici, non le maldicenze dei meno benevoli e altre maggiori difficoltà. Qui Pellizza tace sul fatto che per dedicarsi al quarto stato si era ridotto quasi alla miseria e si faceva mandare dai suoi familiari da Volpedo qualcosa da mangiare. Immagino che gli mandassero le famosissime pesche di Volpedo, che sono eccellenti, ma Pellizza, anche se ha questo nome che sembra nobile, Giuseppe Pellizza da Volpedo, no? Sembra che sia di una casata aristocratica, in realtà non era un aristocratico, veniva da una famiglia, diciamo, di piccoli proprietari terrieri, ma non aristocratici, non nobili, della zona di Volpedo, nell'Alessandrino, sulle colline della parte sud della provincia di Alessandria. E Pellizza, proprio perché si stava dedicando a questo grande dipinto in un modo quasi maniacale, a un certo punto è in ristrettezze economiche gravi, stava dedicando la sua vita a questo quadro. E dice: fu quale io l'avevo voluto, l'avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la grande sorgente luminosa, simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro. Sono frasi bellissime, davanti alle quali uno storico dell'arte non può far altro che inchinarsi e dire: beh, è inutile che io cerchi adesso di dare delle interpretazioni, delle letture. Pellizza da Volpedo ci ha spiegato il suo quadro in un modo straordinariamente chiaro e semplice, ma soprattutto ci ha detto, con grande onestà ma anche con grande riservatezza, d'altronde non si è piemontesi per caso, lui non espone, non esibisce le difficoltà che ha avuto per questo dipinto, ma ci fa capire che quest'opera l'ha travagliato a lungo, e cercheremo di seguirne la storia. Allora, prima di parlarvene, torno un attimo indietro per dirvi alcune dati su quest'opera a Milano, perché questo dipinto, vedete, ha avuto molta sfortuna. Quando l'ha finito Pellizza, 1901, l'ha predisposto per essere esposto a Torino. Sapete che gli alessandrini dicono: noi siamo fortunati, siamo a 100 km da Torino, a 100 km da Genova e a 100 km da Milano, per cui si muovono tra Milano, Genova e Torino in modo assolutamente neutrale. Lui, che aveva studiato all'Accademia di Brera a Milano, che aveva avuto la prima idea di questo quadro qua a Genova in Piazza Caricamento. L'idea del quarto stato non è nata né a Volpedo, né a Torino, né a Milano, è nata a Genova, qui in questa città. Però
lui aveva pensato di esporlo a Torino, in una grande mostra a Torino, nel 1902. Lo espone, ripeto, è un quadro largo 5 metri e mezzo e alto 3, e nessuno ne ha parlato, ma neanche stroncato, criticato, niente, è stato ignorato completamente. Povero Pellizza dice, vabbè, ritentiamoci. Nel 1904 c'è una quadriennale, una mostra a Roma, lo porta a Roma, niente da fare. Nel 1906 si è svolta a Milano la antenata dell'Expo dell'anno scorso, cioè la grande mostra internazionale per il traforo del Sempione. Pellizza propone questo quadro per essere esposto a Milano e gli dicono letteralmente che era troppo triste e che dovevano esserci invece dei quadri più ottimistici. L'anno dopo, nel 1907, Pellizza, sconvolto anche dalla morte precoce della moglie Teresa, che è quella signora che vediamo lì in prima fila, che aveva posato per lui per il quarto stato, si spara un colpo di rivoltella e muore. Quindi questo quadro ha rovinato la vita di Pellizza da Volpedo, l'ha amareggiato, l'ha travagliato in modo tremendo, rimane di proprietà degli eredi, che non sanno bene che cosa farsene. Certo, c'è la prima guerra mondiale e c'è tutt'altro da pensare che a piazzare un quadro, ma dopo la prima guerra mondiale un consigliere comunale socialista di Milano si ricorda di questo quadro e contatta il direttore delle civiche raccolte d'arte di Milano, Guido Marangoni, e gli dice, ma secondo te varrebbe la pena? Dice, ma tutto sommato si potrebbe anche comprare, però il comune non si vuole esporre. Allora fanno una sottoscrizione pubblica e si raccolgono, pensate, a Milano, sottoscrizione pubblica, 50.000 lire, 25 euro al cambio attuale. 50.000 lire, con queste 50.000 lire, gli eredi di Pellizza concedono al comune di Milano, neanche date dal comune, date dai cittadini di Milano, e questo quadro arriva nelle civiche raccolte d'arte del comune di Milano. Marangoni, felice, dice, ma caspita, sono proprio contento, questo è un quadro proprio bello, importante, siamo nel 1922, erano gli anni, sapete, il cosiddetto biennio rosso, 1920-22, era il periodo in cui in Italia la politica era molto tumultuosa. Espone questo quadro nella più bella e grande sala del Castello Sforzesco a Milano, la Sala della Balla. E però chi prende il potere? Non i socialisti, ma Benito Mussolini e il Partito Fascista. E questo quadro, francamente, è un po' imbarazzante. Allora, dopo qualche anno, dalla sala principale del Castello Sforzesco, questo quadro si inabissa in un deposito sotterraneo del Comune di Milano e letteralmente scompare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la liberazione prima di Genova e poi di Milano, nell'aprile del 45, l'eroica, solitaria, veramente fantastica autoliberazione di Genova e quella di Milano invece aiutata anche dalle truppe alleate, questo quadro, grazie al sindaco socialista di Milano, il famoso Antonio Greppi, riemerge dalle catacombe, cioè riemerge da questo deposito sotterraneo, ma è considerato un po' imbarazzante per essere esposto in un museo e viene esposto, sapete dove? Nella sala del Consiglio Comunale del municipio di Milano, Palazzo Marino. E per 30 anni questo quadro campeggia sulla sala, la stanza dove si riunisce il Consiglio Comunale di Milano. I consigli comunali di una volta dovevano essere molto tesi, dovevano essere tutti molto nervosi, fumavano come dei turchi. Infatti su questo quadro si depositano per 30 anni strati di nicotina. Negli anni 80 questo quadro viene staccato da Palazzo Marino e si scopre che ha quattro dita di sporco sopra. Viene restaurato e dopo il restauro si dice, però non è mica male, questo è proprio bello. E dopo una prima mostra a Londra, nella Royal Academy di Londra, verrà esposto negli anni 80
nella Galleria d'Arte Moderna in Via Palestro a Milano, e poi utilizzato come, diciamo, pietra di fondazione, prima pietra del Museo del Novecento, dove tuttora si trova. Quindi la storia anche di questo dipinto è una storia del tutto particolare. L'esecuzione prende spunto da una serie di avvenimenti che accadono a Milano nel corso degli anni 80 dell'Ottocento. Ora, Pellizza, Giuseppe Pellizza, era nato appunto a Volpedo, in provincia di Alessandria, nel 1869, e da alla fine degli studi superiori si iscrive all'Accademia di Brera a Milano. Ed è un ottimo studente dell'Accademia di Brera, si segnala per le sue qualità, e la sua formazione avviene tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 a Milano. E Milano in quegli anni stava cambiando molto rapidamente. Vengono organizzate delle esposizioni sul mondo del lavoro, sulla produzione industriale, la città, vengono abbattute le mura spagnole, la città cresce, si creano dei nuovi quartieri industriali e operai, e insomma si ha l'impressione che questa città, che non è e non sarà mai capitale d'Italia, la capitale passa da Torino a Firenze a Roma, però si propone come polo industriale moderno e aperto all'Europa. E c'è tutta una serie di avvenimenti, per esempio nei giardini pubblici di Via Palestro viene organizzata questa esposizione nazionale, di cui questa è un'immagine. Questi sono, guardate, se voi guardate in questo dipinto che è alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, vedete, spero che vediate, questo ingresso, questo cancello qui con questi pilastri, eccolo là, lo ritrovate sullo sfondo di questa fotografia. È una città molto dinamica, questa Milano, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 dell'Ottocento. Il mondo del lavoro stava diventando in quel periodo un ottimo soggetto per la pittura, sempre più richiesto in tutta Europa, con le connotazioni più diverse. Per esempio c'è questo pittore francese, che in fondo è uno dei primi a dare monumentalità, grandiosità al tema del lavoro, che è Millet, François Millet, che quasi rievoca le parabole del Vangelo, no? Il seminatore è un protagonista di una parabola del Vangelo, quindi il mondo del lavoro per Millet è il mondo del lavoro nei campi, dove c'è questo rapporto con la natura, questo rapporto in qualche modo con una sorta di sacralità dell'ambiente, che raggiunge il suo apice in questo quadro famosissimo intitolato L'Angelus, cioè la preghiera della sera, in cui questi due contadini all'imbrunire si raccolgono in preghiera sul limitare di un campo. Quindi questo è un modo lirico di vedere i lavoratori, in questo caso i contadini, in una prospettiva di eternità e quasi di sacralità mistica. Tutto diverso è l'atteggiamento di Plinio Nomellini. Plinio Nomellini è un pittore forse più importante di quanto non si percepisca abitualmente. È un artista molto sperimentale, che cerca delle nuove tecniche espressive, che si collega volentieri con quanto avviene nel resto d'Europa, che adotta precocemente il colore diviso, e tra poco parleremo anche di questa tecnica, e questo dipinto, badate la data, 1891, attenzione, una data molto precoce, rappresenta due camalli, due facchini del porto di Genova, due scaricatori del porto di Genova, che indossano, come potete ben vedere, i jeans, i famosi jeans, blue jeans, i pantaloni di fustagno blu genovese, cioè gli universalmente noti blue jeans, e guardateli bene, non vi sembrano proprio due dei protagonisti della prima fila del Quarto Stato? In effetti, in questo periodo, Pellizza, il giovane Pellizza, aveva 22 anni a questa data, guarda con interesse, con attenzione, Plinio Nomellini, e
è incuriosito, è attratto dalle figure disincantate, mugugnone se volete, ma anche autonome e con una loro intrinseca solennità di questi camalli genovesi, che sono forti, rudi, rustici, ruvidi se volete, e tuttavia si presentano dignitosamente sullo scenario dell'arte. A Milano la pittura dei primi anni 90 dell'Ottocento guarda ai fenomeni sociali con molta attenzione. C'è un pittore, Emilio Longoni, che non è un pittore grande come Pellizza da Volpedo, ma un pittore molto interessante, perché Longoni è un vero socialista e non ama i contrasti sociali. Questo è un quadro molto famoso, è conservato nel museo di Biella e rappresenta le vetrine del ristorante Savini. Il ristorante Savini era allora ed è tuttora uno dei ristoranti più lussuosi di Milano, nella galleria Vittorio Emanuele, ma che alla fine dell'Ottocento è una grande ancora novità. E qui ci sono una coppia di benestanti avventori che al di là della vetrina di questo ristorante stanno pranzando con tutta gli agi, e fuori dalla vetrina c'è un furfantello, si sa anche chi è questo qui, era un ladruncolo che passa così con le mani in tasca e che cova del risentimento, no, nei confronti di questi ricchi che stanno mangiando. Pensate che Emilio Longoni, oltre a aver dipinto questo quadro, ha scritto anche una specie di raccontino che descrive che cosa sta succedendo in questo quadro e si è immaginato il dialogo tra lui e lei. E lei dice, ti piace la bistecca? E lui dice, è un po' duretta. E lei risponde, è certo, la ragosta prima era più morbida, e mi sa che la lascerò lì, dice lui. Ecco, quindi Longoni carica ulteriormente di quasi una satira sociale questo dipinto. Questo è un altro quadro di Longoni, l'oratore dello sciopero. Vedete, questa è uno sciopero, cioè una piazza piena di lavoratori che sono in una manifestazione, si vedono poche ma riconoscibili bandiere rosse, ci sono dei pugni stretti e alzati e su una specie di podio un po' improvvisato un descamisado, diremmo nell'America Latina, si è arrampicato e sta arringando la folla. Ripeto, Longoni non è un pittore dell'altezza, della nobiltà, della finezza di Pellizza da Volpedo, ma è un artista che a Milano, negli anni in cui Pellizza lavora, colpisce, insomma, è un artista innovativo. Certamente a Pellizza dovevano piacere di più delle opere più meditate, più profonde. Questa è una scultura di uno scultore del Canton Ticino, Vincenzo Vela. Canton Ticino vuol dire che era molto attivo anche su Milano, sulla piazza di Milano, ma Vincenzo Vela, senza una committenza, ma con i propri soldi, erige un monumento in ricordo dei minatori, degli scavatori, degli spalatori morti per realizzare il traforo del Gottardo, il traforo ferroviario del Gottardo. Quindi c'è questa specie di grande tragedia anche del lavoro che Vela raffigura come una sorta di trasporto di Cristo morto. Cioè l'idea è quella classica di un dipinto sacro che diventa però laico nel momento in cui il morto non è Cristo, ma è un povero Cristo, è un lavoratore, un minatore morto o per le esalazioni del grisù o per un crollo o comunque per una tragedia sul mondo del lavoro. Guardate che cosa fa Pellizza da Volpedo. Questa è la sua versione dello stesso soggetto. Questa è una scultura di Vincenzo Vela, questo è un dipinto di Pellizza da Volpedo che rappresenta, non sappiamo chi, un pescatore, un barcaiolo, un marinaio annegato,
che viene trasportato su questa barella un po' improvvisata da due compagni di lavoro in riva al mare, ancora una volta non è un mare qualunque, è il mare Ligure, quindi l'ispirazione di Pellizza da Volpedo è anche legata proprio a Genova, e quindi ecco come Pellizza da Volpedo chiaramente riprende questo motivo, questo modello che era di Vincenzo Vela. Il tema sociale del problema del lavoro a Milano alla fine dell'Ottocento, nell'arte milanese della fine dell'Ottocento, è molto forte. E c'è un grande pittore, questa volta un pittore veramente importante, profondo, che si chiama Angelo Morbelli, che in parallelo con Pellizza da Volpedo utilizza la tecnica del divisionismo, cioè di questa frammentazione del colore in tante piccole trattini molto ravvicinati e piccoli e sottili, è la versione italiana del pointillisme francese, per dare evidenza a dei profondi temi sociali. Queste sono le mondine. Le mondine sono le donne che nelle grandi risaie della pianura padana, soprattutto nel Pavese e nel Novarese, raccoglievano per 80 centesimi, non allora, al giorno, il riso, stando per tutto il giorno con le caviglie, con i piedi e le caviglie nell'acqua, e quindi contraendo anche tutta una serie di malattie e di disagi. Guardate come sono proprio piegate in due, perché devono proprio piegarsi a raccogliere questo riso dalle pianticelle del riso. Questo è un altro dipinto sempre di Morbelli, sono dipinti straordinari, bellissimi. Ecco, Morbelli è un artista che si può decisamente avvicinare per qualità a Pellizza da Volpedo, ma Morbelli non ha mai concepito un dipinto delle dimensioni, dell'importanza, dell'assoluto di Pellizza. Nello stesso periodo c'è anche Segantini, che dipinge sempre i faticosi lavori dei campi, però per Segantini c'è una sorta di riscatto, che è la purezza della luce della montagna, la pulizia morale, insomma, che riscatta la fatica del lavoro. Per cui, mentre in Morbelli c'è quasi un'anticipazione del riso amaro, insomma, no? della denuncia della fatica spaventosa di queste donne, Le donne, le contadine degli alpeggi di Segantini fanno altrettanta fatica, ma è come se la loro fatica venisse proiettata e sublimata in questa luce dell'assoluto, che è la luce della montagna. E infatti Segantini dipinge questi quadri grandiosi, bellissimi, devo dire, veramente bellissimi, questo è un quadro stupendo, un quadro che io amo molto, tra l'altro, proprio mi commuove profondamente. Perché però Segantini che cosa fa? Proietta anche lui questi temi che sono i temi della storica pittura sacra, è una Madonna col bambino questa, è una Madonna col bambino nella stalla, infatti si intitola Le due madri, no? C'è questa giovane mamma con il suo bambino addormentato e c'è la mucca con il vitellino a sua volta addormentato, capolavoro, veramente capolavoro, ma è un capolavoro venato di quel simbolismo mistico che assolutamente Pellizza non ha. Pellizza è molto più asciutto, è molto più concentrato. È vero che Pellizza viene considerato anche un pittore di quadri un po' melensi, come queste speranze deluse, ma è anche vero che lui per 10 anni, e sono i 10 anni della sua carriera, comincia a pensare a questo tema. Questo è l'inizio di tutto, 1892. Ambasciatori della fame. Voi capite molto bene che questa è la prima idea, no? del quarto stato. Anzi, il personaggio al centro, il protagonista, è già lui, è già esattamente il personaggio che noi continueremo a trovare sempre come perno, come fulcro, come centro della composizione. Ma qui c'è una differenza enorme, colossale. Guardate bene il primo piano di questo dipinto, c'è un'ombra, è tutto scuro in basso. Vedete?
E sapete perché è così scuro? Perché questi tre ambasciatori della fame sono tre contadini che si stanno dirigendo con aria molto minacciosa verso il palazzo dei proprietari terrieri. Stanno l'ombra proiettata è quella, è l'ombra del palazzo dei signori, verso cui questi contadini mal pagati, sottopagati, sfruttati, quasi schiavi, quasi servi della gleba, si stanno dirigendo per rivendicare un trattamento economico e sociale migliore. I loro compagni sono fermi in fondo alla piazza, quasi impauriti, addossati sui muretti che chiudono questa piazza, piazza che esiste a Volpedo, ve la faccio vedere, eccola qua. Questa è una fotografia fatta da Giuseppe Pellizza, è bellissima questa, perché Pellizza era meticoloso, era attentissimo, era estremamente scrupoloso nella sua composizione. Questa è una fotografia della fine dell'Ottocento di una piazzetta di Volpedo, che esiste, oggi è chiamata la Piazza del Quarto Stato, perché è lo scenario in cui Pellizza ha ambientato questo suo capolavoro, e la foto è presa dando le spalle a questo palazzotto nobiliare verso il quale, vedete, questi contadini si stanno aggressivamente dirigendo. Quindi, ambasciatori della fame che vanno verso i loro oppressori, verso il palazzo dei loro oppressori. Questo è un altro dipinto di Pellizza, vedete, questo è il disegno, questa è la fotografia e questo è il dipinto. Guardate che il laboratorio del quarto stato è entusiasmante, cioè sono 10 anni di continua ricerca di un grande artista che ha fatto tutta una serie di studi, di schizzi, di cartoni, di ricerche in cui, fermo restando il personaggio centrale, ferma restando l'ambientazione generale, a poco prendono corpo e prendono anima e prendono identità i personaggi circostanti. Ecco, questi sono i grandi cartoni che Pellizza ha disegnato, in buona parte sono conservate tuttora nella casa di Pellizza a Volpedo, che si visita un museo. Ora, non è che Pellizza avesse smesso di dipingere altre cose, dipinge altre opere, ma evidentemente questo tema gli stava entrando nella testa. Ecco che, per esempio, questa processione è in fondo qualcosa di simile, se torniamo indietro, agli ambasciatori della fame. Certo, il contesto è tutto diverso, è una pia, devota processione di donne, una al centro sta portando una croce, ma c'è ancora questa grande ombra, la vedete, spero che la vediate bene, in primo piano. Pellizza aveva dei modelli per questa sua ricerca, non è che l'abbia creata dal niente. Va e studia delle grandi opere d'arte, La libertà che guida il popolo di Delacroix, ad esempio, a Parigi. E poi arriva il momento topico. Qui siamo a metà degli anni 90 dell'Ottocento, Pellizza acquista una tela di grandi dimensioni, una tela larga circa 3 metri, attenzione, non è l'ultima, è la penultima, e inizia a dipingere questo grande quadro. Osservate che ha la forma in alta leggermente centinata, arcuata, un po' come la processione, no? Era un po' caratteristica sua fare questi quadri arcuati nella parte alta. Qui c'è una novità straordinaria. Anzi, due novità. Il personaggio di destra dei primi tre non è più un uomo, ma è una donna. Anzi, è una donna con un bambino in braccio. È un cambiamento radicale, perché è proprio un cambiamento del soggetto. Non sono più i lavoratori in sciopero che vanno verso il palazzo dei padroni. Sono le famiglie. La donna rappresenta la famiglia, rappresenta l'insieme, oddio scusate, la signora Cirinna in questo momento forse non sarebbe d'accordo, alla fine del 1800 la donna rappresentava la famiglia, contestualizziamola, e quindi c'è questa
idea di creare non più un dipinto di denuncia sociale di scioperanti contro i loro oppressori, ma di avanzata compatta. Osservate come si siano ravvicinati quelli in secondo piano, non sono più fermi sullo sfondo, ma stanno avanzando anche loro, verso un sereno e continuo avanzamento, non contro qualcuno. Cioè, l'altra differenza radicale è che non c'è più l'ombra in primo piano del palazzo dei signori. È un cammino che non va per andare a bussare o a strepitare contro i signori, ma è un cammino che va che in avanti senza un nemico, ma solo con della strada da percorrere. Guardate che questo sembra niente, ma è una novità radicale. Ed è una novità che ai socialisti di fine Ottocento non piaceva, perché Pellizza, che era visto con particolare simpatia, quasi politica, come se fosse colui che dava immagine anche ad un partito, Pellizza si toglie, si smarca dalle logiche di partito e fa un quadro che è profondamente umano e sociale e che non ha più o che sta perdendo delle connotazioni politiche, partitiche, che inizialmente forse avrebbe potuto avere. Ora, questo dipinto, Fiumana, viene elaborato da Pellizza, si trova nella Pinacoteca di Brera a Milano, non purtroppo nello stesso museo del Quarto Stato, nella stessa città, ma in un altro museo. Questo io ritengo che sia uno spreco spaventoso. A me non interessa che siano al Museo del Novecento, che è del Comune, o nella Pinacoteca di Brera, che è dello Stato, ma a me piacerebbe che i due quadri fossero vicini fra di loro. Non è così, e probabilmente non sarà mai così. Comunque questo dipinto rimane incompiuto, è portato molto avanti da Pellizza, ma Pellizza non lo porta a termine. Perché? Perché nel 1898 a Milano succede un fatto molto grave. Nel maggio del 1898 una grande folla di milanesi, di lavoratori, Marx li avrebbe definiti proletari, comunque di lavoratori milanesi, scende in piazza per protestare contro la tassa sul pane. È una protesta che dilaga, l'ordine pubblico non si riesce a controllare e il re Umberto dà incarico al generale Bava Beccaris con le sue truppe di riportare la città all'ordine, e Bava Beccaris prende un famoso drammatico provvedimento, fa sparare l'artiglieria, i cannoni contro gli scioperanti. È un massacro, non sappiamo esattamente quanti siano i morti, sono tra 80 e 100 morti durante questa insurrezione, insomma, temuta. Questa è una famosa fotografia con il bivacco degli artiglieri in Piazza del Duomo, cioè Milano era presidiata dall'esercito. Pellizza è letteralmente sconvolto da questo episodio. Allora capisce che il compito di un artista è quello di salire oltre la contingenza della cronaca, esattamente come farà 40 anni dopo Picasso con Guernica, non illustrare cronachisticamente un episodio, ma usare questo episodio come messaggio universale. Pellizza ricomincia da capo, prende, acquista una tela ancora più grande e molto costosa, e per le sue finanze, sue e della sua famiglia, è una spesa notevole. Pellizza manda delle lettere che sono un misto di imbarazzo, di gratitudine e di malinconia alla sua famiglia a Volpedo, chiedendo aiuto, chiedendo soldi o qualcosa da mangiare per lui e per sua moglie Teresa. E poi che cosa fa? Va a studiare i grandi modelli dell'arte, studia il Cenacolo di Leonardo, misura la dimensione delle figure della Primavera di Botticelli o del Tributo di Masaccio,
e concepisce una nuova versione del suo grande capolavoro, completamente nuova, e basata su questo tema. Questo è l'autoritratto di Pellizza, molto bello, che è conservato agli Uffizi, e quindi una nuova serie di cartoni, una nuova serie di ricerche e il confronto, il paragone, addirittura la misura sulle proporzioni della grande arte rinascimentale italiana. Pellizza capisce che il suo grande quadro sarà radicato nella tradizione italiana, anche se specchiato sul suo tempo. E quindi ecco anche la scuola di Atene di Raffaello. Guardate, questi sono dei modelli importanti per Pellizza, non sono banali, non sono paragoni qualunque. La serietà, la sobrietà di Pellizza si esprime ora attraverso un'applicazione meticolosa, profondissima del divisionismo, di questa tecnica paziente, accurata, lenta, lunga, ma che ottiene degli effetti straordinari. I suoi compagni socialisti gli chiedono perché nessun braccio si leva in alto, perché non ci sono le bandiere rosse, perché non ci sono i segni, i simboli del partito, e Pellizza risponde in modo meraviglioso. Queste sono parole sue: la coscienza della loro forza non li spinge all'imprecazione, ormai essi vincono. È una consapevolezza, una coscienza di aver fatto un'opera che non è la rappresentazione, magari anche giustamente rabbiosa, di una condizione umana e sociale di sfruttamento. No, Pellizza dice: non c'è bisogno di manifestare in modo esagitato, questi vincono. Pellizza ci mostra questa forza calma di questi lavoratori che avanzano non contro qualcuno, non per denunciare qualcosa, ma per affermare qualcosa, per affermare la loro presenza dignitosa, solida, concreta e meditata sulla scena della storia. Grande pensiero, grande convinzione, ma grande insuccesso. Vi ho raccontato quello che è successo a questo quadro, che è stato dimenticato, sottovalutato per anni, anche perché, povero Pellizza, poco dopo l'esecuzione del suo quadro le cose cominciano a cambiare. Il tema del lavoro, soprattutto dei cantieri, della costruzione della nuova città, tra l'altro, scusate, non vi ho detto una cosa, questo quadro è ambientato a Volpedo. A Volpedo non ci sono industrie, fabbriche, diciamo operai all'opera. Quindi Pellizza è molto giustamente, accuratamente ambiguo per farci capire: questi sono contadini o sono operai? Chi sono? È una forza di lavoratori non connotata né per essere chiaramente, dichiaratamente dei contadini né per essere degli operai. Sono questa nuova classe di lavoratori che arriva sulla scena. Invece, poco dopo, ripeto, questo è un quadro che è finito nel 1901 ed esposto nel 1902, nel 1904 Giacomo Balla comincia a dipingere i cantieri, naturalmente la costruzione, diciamo, dei nuovi quartieri nelle città industriali, Genova, Milano, Torino, era molto intensa. Questo è un quadro molto importante, insomma, la giornata dell'operaio, questo è l'autoritratto di Pellizza. 1907, un'opera insigne, importante, di Boccioni, ambientata a Milano, le officine a Porta Romana, ci fa vedere questa città che Boccioni di lì a poco celebrerà come la città che sale, che cresce. Eccolo qua, Boccioni, autoritratto, questo è a Brera del 1909, sullo sfondo non del centro storico della città, ma dei nuovi quartieri ancora in costruzione con le impalcature, con i cantieri e così via. Nello stesso 1909, in questo numero delle Figaro, Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo, e il futurismo è la corrente ideologica, letteraria, ma anche artistica, che partendo
dal divisionismo, lo supera e Marinetti esce con una serie di pamphlet, fra cui questo Uccidiamo il Chiaro di Luna, che viene pubblicato, lo vedete, forse non so se riuscite a leggerlo, sì, forse sì, Edizioni Futuriste di Poesia, Milano, via Senato 2, 1911. Via Senato 2 è un indirizzo particolare, era dove abitava Marinetti a Milano, e allora, nel 1911, davanti alla casa di Marinetti scorreva il Naviglio. E infatti su questa casa è stata apposta questa lapide, con questa bellissima retorica che è tipica del lessico delle lapidi. Questa è la casa dove nel 1905 Filippo Tommaso Marinetti fondò la rivista Poesia, la rivista che pubblicava questi pamphlet. Da qui il movimento futurista lanciò la sua sfida al Chiaro di Luna, Uccidiamo il Chiaro di Luna, specchiato sul Naviglio. C'è però un documento inoppugnabile, che è una bellissima fotografia di questi stessi anni, fatta davanti alla casa di Marinetti, che ci dice che nel Naviglio, davanti alla casa di Marinetti, magari qualche volta la luna si specchiava, ma più spesso si pescavano i gamberetti. Guardate, questa è una fotografia esattamente davanti alla casa di Marinetti, con dei milanesi che stanno cercando, chissà come, non chiedetemi di mangiarli, di pescare i gamberetti nel Naviglio. Sono gli anni tumultuosi, un po' epici, di Zhang Tum Tum e del futurismo sia letterario che musicale che artistico. Questa è Elasticità di Umberto Boccioni, pensate, è del 1912, solo 10 anni dopo rispetto il quarto stato di Pellizza da Volpedo. È cambiato tutto, è cambiata completamente il tipo di approccio all'opera d'arte, il tipo di comunicazione, il tipo di evocazione che è letteraria, è simbolica, è dinamica, è generosa, ma forse anche un po' confusa rispetto alla chiarezza, alla nobiltà, alla sobrietà, al ritmo lento che ha Pellizza. I futuristi esaltano invece la velocità, il dinamismo, l'aggressività, proprio quella aggressività che Pellizza aveva nel corso di 10 anni a poco abbandonato, estemperato e lasciato alle proprie spalle. E Boccioni corre verso il futuro con le sue sculture, con i suoi quadri, con le sue risse in galleria, e appunto fa molto effetto notare come questo dipinto di Boccioni, di Pellizza, che si colloca sul limitare tra due secoli, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sia un grande capolavoro classico dell'arte italiana, che di lì a pochissimi anni apparirà stilisticamente superato da un nuovo movimento che si agita e che si manifesta in modo completamente diverso. A noi rimane la testimonianza di un uomo, di un artista che ha dedicato tutte le sue energie, le sue risorse, il suo pensiero, il suo tempo, i suoi soldi, i suoi affetti alla composizione di un'opera grandiosa, di un'opera classica, per la quale forse per l'ultima volta nella storia dell'arte italiana si può usare una parola che da Pellizza in poi, che dopo Pellizza, verrà cancellata dal vocabolario dell'arte, e cioè la parola capolavoro. Grazie per la vostra partecipazione. I capolavori, appunto, sono quelli evocati dal titolo di questa serie di appuntamenti, quindi ho cercato di essere in linea con questo titolo e con questo mandato. L'appuntamento è in questa stessa sala tra una settimana con Valerio Terraroli e con un'opera che sarà forse utile anche confrontare con quella di Pellizza, La Danse di Henri Matisse.
buon divertimento.